la seconda lezione di feltro ad ago per principianti. Questa volta faremo un'altra figura geometrica che è il cilindro. Praticamente è una figura che ha la base, che ha per base un cerchio e che poi si sviluppa in altezza a seconda di quello che devi fare. Infatti qui ti ho messo alcuni esempi di cilindri che puoi fare. C'è questo più alto, poi c'è questo qua più basso, c'è questo più stretto e infine c'è quest'altro che è estremamente allungato. Allora, noi oggi faremo insieme questa tipologia e questo. Le misure dipenderanno dal lavoro che vorrei proporre e la stessa cosa, insomma, per il colore della lana. Allora, iniziamo. Che cosa ti serve? Ti serve della lana. Io ne ho prese di due colori. Poi ti servirà il pennino multiago che monta aghi sottili. E poi ti serviranno anche un ago singolo. E io uso il 40 triangolare e anche per fare le rifiniture e le vari pelucchi uso il 40 spirale. Poi ti serviranno le forbici da cucito, da ricamo e poi le forbici a filo da sartoria e infine un pezzetto di scovolino. Allora, iniziamo con questa tipologia di cilindro. Allora, prendi il tuo pezzo di lana che deve essere abbastanza lungo, ma non molto alto, deve essere relativamente stretto. Allora, in questo caso abbiamo come misura circa. Abbiamo 10, 9 e mezzo 10 per 27. Ok, procediamo in questo modo. Metti la lana in orizzontale, fai una prima piega dal basso verso l'alto e una seconda piega dall'alto verso il basso. Al centro, che si praticamente si vanno a unire al centro. Dopodiché ruota la tua lana e inizia a fare praticamente un rotolino stretto. Mi raccomando, la stessa il segreto per fare per ottenere un cilindro che è praticamente la stessa cosa, lo stesso segreto per la sfera è sempre avere una base molto dura, altrimenti dovrai infeltrire moltissimo. Con il mio ago 40 vado a cucire. Ok, e una volta che ho iniziato a cucire, posso continuare con il mio ago 40 a lavorare tutta la superficie, sempre girando a 360 gradi. E il lavoro che vado a fare è praticamente il mettere l'ago dall'alto verso il basso, quindi in verticale. Questo perché quando io utilizzo l'ago in questa posizione, sto andando a imprimere anzitutto la forza maggiore. E vado a cucire le fibre, le vado ad infeltrire maggiormente. Metodo per fare dei cilindri allungati, stretti e lunghi, è questo.
Prendiamo lo scovolino e prendiamo la nostra lana. Allora, non dobbiamo far altro che poggiare lo scovolino sulla lana, su una delle parti estreme, e arrotolare lo scovolino intorno. Arrotolare la lana intorno allo scovolino.